luoghi dell'organizzazione di Settembre Nero sono anche i fondatori del Lodo Moro, dell'accordo della loro impunità, accordo che è protetto a tutt'oggi. A tutt'oggi, cioè noi ci chiediamo: ma perché in Italia non avviene niente? E perché ancora ci sta il segreto? La risposta è semplice: perché esistono degli accordi a livello sotterraneo che sì, forse non fanno avvenire, non hanno fatto avvenire attentati, però purtroppo dal passato a oggi si sono radicati intrecci e connubi di affari che ormai sono tutti diventati segreti di Stato. E quindi chiunque, o magistrato, o giornalista, o organo di polizia che non è stato a conoscenza, che ci si è scontrato, ci si è avvicinato, e l'organizzazione è stata in pericolo, ha reagito, e quindi quindi questo è stato il momento di approccio per me nel 2014. Poi dal 2014, quando io ho capito e credevo di avere capito tutto, oh diavolo, mi hanno fermato perché ho scoperto una cosa che doveva essere protetta dallo Stato, non poteva essere rivelata, non poteva essere detto a loro, perché se loro avessero saputo che un magistrato li stava indagando, avrebbero ripreso gli attentati. Ecco perché la mia inchiesta di Trento doveva essere fermata. Era collegata alla mafia, però c'era altro, perché qui ci sta scritto P2, però c'era scritto altro. Dunque, uno è Arsan. Arsan Henry è stato il primo che ha arrestato. Il partel è una cosa mostruosa, guardi. Dunque, intanto lui stava qua. C'è l'Italia. Sta qua. A Livorno, alla Catena. Chi è? Era ingegnere nucleare, si è occupato di razzi, di armi, e lui lavorava per gli NSA, cioè non è un caso che qua a Pisa ci sia Camp Derby, forse c'è la struttura Sei Bianche, cioè sono, ecco, lui lavorava per gli NSA, questo io l'ho scoperto già allora, che dice: ma che sono gli NSA? Sono i servizi americani che si occupano di controllarci dall'alto attraverso i satelliti. Ma questo accadeva già 30 anni fa e probabilmente e sicuramente anche prima. Se arrivo a parlarvi, vi mostrerò i documenti delle piantine, delle carte, dove ci stanno le tracce scritte delle boe di superficie satellitari messe dentro l'acqua, con le quali veniva controllato ciò che avveniva sopra, ma anche a Ustica, ma anche vicino Pizzolungo, ma anche vicino i luoghi degli attentati, quando ci sono stati in Sicilia. Ecco, perché l'Italia è zona controllata militarmente, non è solo un discorso di traffici, è che noi siamo stati sotto controllo degli apparati Stay Behind Gladio dall'ultima guerra, ma fino a oggi, perché non è che è cambiata. Nel 1989-88 ci fu il crollo del muro di Berlino e Andreotti rivelò l'esistenza, rivelò perché i magistrati la stavano scoprendo, quindi ha preferito cercare di evitare brutte figure e pensava di non fare guai, non fare troppi guai rivelandolo. Però
era un segreto di Stato, era un segreto di Stato, non italiano, era nato, era internazionale, ha fatto un quadro per tutti, però solo quello che ha detto lui è uscito, ma mica è uscito altro, nessun altro ha parlato, e l'organizzazione c'è ed è presente ancora come organo di governo nel mondo, con evoluzioni che indubbiamente ci sono state, ma che ricalcano esattamente questi schemi. Solo che, ecco, facendo una valutazione, una sinteticissima osservazione, che è utile però a comprendere la sostanza, mentre nel passato erano più, diciamo, gli operatori materiali quelli che contavano, oggi e le banche costituivano i luoghi e gli strumenti per operare nelle varie operazioni, erano i comuni denominatori, erano le chiavi per comprendere. Attraverso il tempo le banche e gli strumenti finanziari globali sono diventate loro le operatrici, cioè praticamente c'è stata una militarizzazione delle banche. Ecco, cioè mentre le banche prima erano strumenti per i militari e le industrie militari, e poi è diventato il contrario, cioè il potere, è stato il potere economico quello che ha preso il sopravvento. Il potere economico, e risalendo ancora più indietro, più sopra, quello massonico, quello trasversale, quello che ti rende, è lo sviluppo che a quell'epoca c'era nella P2, no? Ma che poi si è sempre più elevato, trasformato. Ecco, che allora vi voglio far vedere un documento. Allora, voi pensate un attimo. Beh, soffermiamoci sulla prima pagina, guardandola dall'alto verso il basso. Allora, tenete presente che io scopro questo pezzo di carta che assomiglia molto a quelli miei, un po' come stile, io lo scopro, la bellezza che è nel 2016, e lo scopro dentro un volume di documenti pubblicati dalla Camera dei Deputati, la Commissione P2. Solo, ahimè, questo documento che parla di me, perché parla dei traffici di stupefacenti e armi in cui ci stavano tutti i miei personaggi, all'epoca quando è stato scritto ed è stato consegnato alla Commissione P2, non è stato consegnato a me. OLP terrorismo nero e rosso. Settembre nero fu fondato alcuni guerriglieri palestinesi di varie origini nel 71 con lo scopo di vendicare, eccetera. Sin da principio tale organizzazione aveva rapporti con terroristi di tutto il mondo, l'Iran, la RAF, FRC in Francia, BR e il NAP, cioè per dire che riguardavano sia i brigadisti che quelli di destra, ma anche Ordine Nero. In Italia i nuclei armati proletari e di sinistra, ma anche Ordine Nero. In Italia l'attuale leader OLP Arafat, li sciolse nel 75, ma alcuni sopravvissero a Baghdad, non a caso, in particolare Woody Haddad, Woody Down, cose eccetera, e in Libia. D'altra parte, i capi superstiti di Settembre Nero, la maggior parte morirono in guerra o furono assassinati dal Mossad,
e cioè Khalil al-Wazir, Abu Iyad e Abu Saleh, che è quello che venne arrestato nel 79 che, con i missili Israele che erano che causarono, diciamo, un po' di problemi perché vennero arrestati, perché c'era chi non dovevano essere arrestati, queste persone venne arrestato, e quindi nell'80 c'è stato tutto quello che c'è stato nell'anno 80. Ecco, hanno mantenuto i loro rapporti con i trafficanti, curando la consegna di droga e di armi nel Medio Oriente e in tutto il bacino del Mediterraneo, in cambio di una percentuale del carico, 15% per le armi. O in denaro. Nel processo per l'assaggio di Bologna, in quello occorso, questo ruolo dei palestinesi fu chiaramente stabilito, come dimostra anche il recente mandato di Cardinale per Salah Khalaf, che sarebbe Abu Iyad. Abu Iyad che poi verrà ammazzato nel 1991, dando luogo a quella operazione che viene descritta qui da Bessi. Allora guardate, cioè praticamente l'organizzazione del traffico delle armi e della droga da parte dei palestinesi viene dichiarato tranquillamente. Quello che scrive qui è chiaramente l'ex capo del SIFMI, Giuseppe Santorino, che era Giovannone, quello che stava, che lavorava per Giuseppe Santorino, che era il capo del SIFMI, di cui si parla alla prima pagina. E queste cose che vengono messe per iscritto, queste cose non vengono rivelate ai magistrati, però vengono messe per iscritto in documenti, di modo che gli interessati le sappiano. È Abu Iyad che poi verrà ammazzato nel 1991, dando luogo a quella operazione che viene descritta qui da Bessi. Allora guardate, cioè praticamente l'organizzazione del traffico delle armi e della droga da parte dei palestinesi viene dichiarato tranquillamente. Quello che scrive qui è chiaramente l'ex capo del SIFMI, Giuseppe Santorino, che era Giovannone, quello che stava, che lavorava per Giuseppe Santorino, che era il capo del SIFMI, di cui si parla alla prima pagina. E queste cose che vengono messe per iscritto, queste cose non vengono rivelate ai magistrati, però vengono messe per iscritto in documenti, di modo che gli interessati le sappiano. Tenete presente che questo appunto di 11 pagine viene consegnato nel gennaio del 1984 dal comandante della Guardia di Finanza del quarto reparto, che è quello che ha il contatto con i servizi, al presidente della Commissione P2 Ventinanzello. E c'ha questi nomi che leggete: Mahfoud Fustok, Nelson Bunkerant, Artok Bank, però poi sotto vedete sulla destra Roberto Calvi, una persona che si conosce, quella che nel 82 viene trovato impiccato sotto il ponte di Londra. Peter De Savary, se qualcuno di voi vuole per curiosità digitare questo nome, Peter De Savary, oggi 2019, e lo mette insieme con il nome del presidente degli attuali Stati Uniti, Donald Trump, vedrete che Peter De Savary, ancora vivente, gliene dice dietro di cotte e di crude, perché ci ha fatto affari dal passato e sa pure le sue vicende sessuali, le
sue e si permette di rivelarle perché è potente perché è una persona chiave dal passato ad oggi negli affari mondiali del petrolio e degli affari immobiliari è appunto il mondo frequentato da Trump e lui ha messo, diciamo così, dal 2016 sotto avviso gli americani dei pericoli rappresentati da Trump e continua ogni tanto a punzecchiarlo con dichiarazioni che potete, basta che digitate questi nomi. Però se vedete anche Mahfoud Fustoq e riuscite a scriverlo bene su internet in modo da trovarlo, perché che stiamo parlando di epoca in cui i nomi erano non scritti con precisione come sono oggi scritti su internet. Questo è morto nel 2008, però la sua famiglia no. Però sempre Donald Trump, quando è andato in Arabia per le forniture d'armi agli amici arabi, perché l'Arabia Saudita è uno dei pochi paesi arabi, dietro tra gli intermediari c'è il componente della famiglia Mahfoud Fustoq. Mahfoud Fustoq è stato in contatto con Osama Bin Laden nell'epoca in cui nel 2001 e negli anni era uno dei finanziatori, sono quelli che si sono occupati del petrolio e dei finanziamenti. Mahfoud Fustoq era il rappresentante in particolare libanese Neferdita, era in particolare l'intermediario più vicino alla casa reale saudita. E qua dentro, in questo appunto, viene che è di 11 pagine, vengono raccontati gli affari in particolare svolti a quell'epoca da lui. Nelson Bunker Hunt è altro banchiere che è morto anche questo da poco negli Stati Uniti. È quello che ha fondato praticamente le industrie petrolifere in Libia all'origine, dagli anni 50, dagli anni 60. Peter De Savary ve l'ho indicato. Perché stanno qui vicino a Roberto Calvi? Ma stanno qui vicino a Roberto Calvi perché questi nomi stavano dentro i bigliettini nella tasca di Roberto Calvi quando è stato trovato ucciso. Praticamente rappresenta la sintesi dei nomi che sono collegati alla nostra storia. Trovando delle chiavi di lettura di rapporti che rimontano al passato e che sono presenti, sono scritti. Però, scusa, Trump ha una famiglia molto collegata al mondo ebraico, no? Certo, e quindi... ma questi dati che sono qui, infatti, sono dei dati letti nell'ottica dei nostri servizi datati fine 83, perché l'ultimo documento che è citato qua dentro è della fine dell'83. La chiave è di lettura è Stay Blind ha una chiave di lettura che qui ad esempio parla dei palestinesi, perché Giovannone era stato estromesso dai servizi, quindi dichiara alcune cose che non doveva dichiarare, però non parla del lodo mono, però indubbiamente ciò che è rappresentato qua dentro è raccontato un po' astiosamente da chi vuole dichiarare le cose che sa e quindi parla di certi rapporti ebraici e anche se vedi sulla destra
cita in epoca diciamo molto lontana dalle rivelazioni, cita anche dei responsabili del KGB che con gli ebrei andavano d'accordo. Quindi vengono segnalati dei contatti che sono di primaria importanza, e al centro ci sta colonnello Massimo Pugliese e sotto generale Santovito, che furono i due miei principali imputati nella parte successiva. Insieme con il Partel io arrestai Massimo Pugliese e Giuseppe Santovito non l'arrestai perché era più in alto e quindi era più difficile trovare gli elementi nei suoi confronti. Però tenete presente che in questo documento, a leggerlo anche oggi, anche se si fa fatica, però ormai è stato digitalizzato bene dalla casa editrice, perché la casa editrice è stata, ci ha faticato su questi documenti per renderli leggibili, perché oggi sulla carta non si legge quasi più niente. Adesso ritorniamo, cioè, e al centro sono proprio il colonnello Massimo Pugliese, il generale Santovito, che erano i miei personaggi centrali dell'inchiesta. Adesso ritorniamo alla pagina, guardate quella della P2, perché arriviamo ai passaggi che sono scritti, ma che sono i più interessanti. Ecco, pagina aggiuntiva, la P2 e il traffico. E il traffico di droga e armi. Leggiamolo insieme perché vi assicuro che è divertente, quasi. Dice, non tutti i piduisti sono trafficanti di droga e di armi. L'hai trovato? Sì, sì, sì. Ecco, ma quasi tutti i trafficanti sono piduisti. Lo sono infatti i personaggi già indicati nella combin De Gre, Verzotto, Trapani, Salamone, di cui parla nella prima pagina e nelle seguenti. Lo sono i percettori effettivi delle tangenti dello scandalo Eni Petrovin. Lo era l'ex colonnello del SID Pugliese, oggi in carcere, e lo sono coloro che, argentini e italiani, collaborarono a vendere armi alle forze armate argentine durante la guerra delle Falkland. Lo stesso Pugliese, l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa Marchese, l'affarista Glauco Partel, come attestano vari quotidiani, tra cui la Repubblica del 21-10, ecco perché ho individuato la data, il giudice istruttore di Trento Carlo Palermo ha stabilito, come certo da lui sottolineato, il ruolo dei trafficanti piduisti nel mercato delle armi e della droga, ed hanno avuto in proposito un lungo carteggio con il presidente della commissione P2, onorevole Tina Anselmi. Tuttavia, l'Anselmi esprime una equazione di totale identità P2 massoneria che è infondata. La P2, nata a suo tempo come una loggia massonica normale, è caduta da molti anni sotto il controllo di una società rivale della massoneria, la società De Rosa Croce, con sede a Chicago e Ginevra. Più che altro un paravento manovrato e finanziato dalla sezione E uguale versione del KGB, e non dice ebraico, però è sottinteso. Anzi, la P2 intende distruggere la massoneria classica diffamandola e chiamandola in causa, perché essa è diventata un intralcio alla sua attività. Poi cita un caso del dicembre del 78 che invito Paola
ad approfondire, perché io non sono riuscito a trovarlo, il caso del venezuelano Goffredi Tomeicelli, l'ho trovato, l'ho letto e non ho ritrovato la pagina su internet, era stato collegato, è stato uno dei primi casi di di omicidio preventivo per non far scoprire questa organizzazione. Ma quello che è interessante è scritto alla fine, si potrebbe andare oltre e dire che oltre ai quattro livelli indicati la P2 è il quinto livello della struttura, quello appunto riunificante. Ma guardate bene come è scritta la P2, è scritta in un modo curioso, è scritto per sette volte P con 2, però messa come se fosse l'esponente. L'esponente alla seconda. Allora, se voi vedete quello che viene descritto dalla stessa Dinanzelli, da Gelli e dagli studiosi, dice così che la P2 è stato quell'organismo massone, quella associazione massonica che viene raffigurata come una piramide. E viene detto che Licio Gelli è stato scoperto ed era il vertice, stava al vertice della piramide, ma ci dovrebbe essere una piramide sovrastante, rovesciata, che sarebbe dovuta diventare più grande perché rappresentava quella, la vera piramide, ma nessuno ci hanno voluto mai mettere le mani e non è stata mai scoperta. Allora, che cosa è il quadrato di un numero? È un numero che diventa sempre più grande. Allora, se noi rappresentiamo la P2 con una piramide, dovremmo porre, per rappresentare quella che viene scritta qui come P2 al quadrato, una piramide rovesciata molto più grande. È esattamente la costruzione che è stata fatta al Museo del Louvre nel 1989. Ed è sulla base di queste osservazioni che mi sono reso conto che questo messaggio ha voluto trasmettere delle conoscenze, ma anche esplicite, perché quando dice così qui, lo era l'ex colonnello oggi in pensione, lo sono i personaggi della combine De Gre, Verzotto, Trapani, Salamone, ma non sono della P2, e allora fanno parte di quell'altra, perché dice che lo sono, quindi fanno parte dell'altra parte, ok? Quindi lui sta dichiarando che i nomi che lui ha fatto fanno parte della parte superiore della massoneria, quella dei Rosa Croce americani. Allora, adesso andiamo all'ultima pagina, perché nelle ultime tre righe è impressionante. Vi riassumo solo, perché altrimenti il discorso diventa lungo, che quel Salamone di cui parla lì, e anche nella pagina 2-3, per chi se l'andrà a leggere, perché io questo documento l'ho allegato per dare anche la possibilità agli altri di dare un contributo, perché c'è da scoprire ancora dietro questi documenti. Salamone è una famiglia di Palermo che ha accumulato in sé le massime cariche delle due principali banche di Sicilia, la Cassa di Risparmio delle Due Sicilie e il Banco di Sicilia, tutte e due che sono state assorbite
Poi recentemente, negli anni 90, dopo le privatizzazioni, dopo gli assorbimenti vari che sono avuti a livello bancario, andiamo solo alla fine, e questi sono stati i massimi vertici. Dove c'è nell'ultima nota 3, parla di un personaggio che si chiama un sindaco di Palermo, Mantione, per andare alla fine dice il Mantione non da oggi è collegato con gli ambienti mafiosi del Nisseno e del Palermitano e con quel gruppo Salamone sopracitato che sta cercando di creare nelle due principali banche dell'isola un reso narco terroristico invero minaccioso. Cioè nel gennaio del 1984 viene indicata la matrice narco terroristica e massonica superiore che si sarebbe dovuta creare e manifestare negli anni seguenti. Era scritto prima. Ciò che è avvenuto è stato una attuazione e realizzazione del passato. E ciò che è scritto qui deriva da questo documento, non è altro che la risposta di questo nostro ufficiale dei servizi a un documento che avevo sequestrato io. Perché quando nel 2016 io ho trovato questo documento, ho letto, oh cavolo, chi sono questi Rosa Croce? Il nome Rosa Croce non mi giunge nuovo. Dico, guardate un attimo, perché questo è importante, perché io vi ho parlato, vi avevo parlato di quel convegno a settembre, no? A dicembre dell'82. Beh, guardate che cosa uscì un articolo, perché venne a parlare da me un giornalista che mi parlò di massoneria. Io dissi che di massoneria a Sofia, che riguardava i personaggi collegati a quella Sanerri, e mi parlò di una tale Blavatsky, Madame Blavatsky, che a me non mi diceva niente. Altro che teosofo. Ecco. E di connessioni sulla massoneria ispirata a Iside e Osiride, che se voi leggete c'è una freccetta che ho indicato lì, è indicata, è scritta in inglese, no? Perché questo articolo è stato scritto in una pubblicazione in Germania e dall'organizzazione EIR, il 21 dicembre 82, cioè esattamente negli stessi giorni in cui avvenne quel dibattito in cui io mi incontravo con quei colleghi, tra cui c'era Ciaccio Montalto. Praticamente in questo documento si parla di quelle logge massoniche che erano presenti a Trapani ma che sarebbero state scoperte nel 1986. Cioè vennero divulgate e rese note delle caratteristiche, delle specifiche
logge massoniche che erano collegate all'inchiesta di Trento e di Trapani, mentre a Trapani non esisteva ancora niente di indagini. Però ci ha tramontato, sì, e ci ha tramontato 20 giorni dopo è stato ucciso. Io purtroppo anche questa carta è diventata un documento solo quando l'ho capita, quando ho messo in ordine tutti i fatti e la massoneria, ecco, e c'ha un'importanza estrema perché è una di quelle tracce anteriori di ciò che accade dopo, di quello che avviene dopo. No, è un altro documento, quello che... Questo documento qui, io l'avevo sequestrato nell'83. E, è proprio De Rosa Croce, principe De Rosa Croce. Quando io sequestrai questo documento, dissi questi sono matti. Esatto. Ecco, e mi sembravano effettivamente matti. Parlava del grande architetto, lo sconosciuto, l'innominabile, dovrebbero essere proprio gli innominati. Però a guardarlo più recentemente le cose sono diventate impressionanti, perché quando io ho cominciato a mettere su internet il nome che sta scritto come apparentemente l'autore, Pietro Felice Erdos Vetrani, mi si è aperto un sito in cui l'immagine che appare è quella di Lucifero e di Liegi, ed è un sito dove si parla di Lucifero, di Satana, e di un gruppo di persone che oggi, parliamo del, ci sono arrivato nel 2016, nel 2017, praticano queste idee oggi. Allora me la sono andata a riguardare meglio e leggendo fino in fondo si vede che nella parte sotto vi è una raccomandazione, la lettera è indirizzata a Massimo Pugliese, sempre quel personaggio che è al centro di quel documento che vi ho mostrato prima, quello di 11 pagine, no? E vi è una raccomandazione e dice a voi fratello, raccomando, metto nelle vostre mani due persone che desiderano entrare nella famiglia. Il primo è un regista della RAI, il secondo Giuseppe Sciortino Giuliano, figlio di Marianna Giuliano, sorella di Turiti Montelebre, di anni 36, è esattamente il figlio della sorella, sì, di Salvatore Giuliano. Ecco, comunque lo Sciortino che cosa sta a indicare? Che già fruiva di una protezione massonica americana, ma perché? Ma perché dall'epoca di Portella delle Ginestre certe persone che erano state accusate dovevano essere protette. Allora, questo documento che io sequestro nel 1983 esprime una storia che parte dal 1947, strage di Portella delle Ginestre, e arriva al 2018 o 19, perché è ancora presente oggi. Quindi vuol dire che contiene delle simbologie e dei significati
che valgono 70 anni. E allora guardo meglio. E leggendo e vedendo i nomi che sono comparsi, che compaiono anche oggi, ergos vetrani, e scopro i personaggi massonici che credono nella reincarnazione in nome di Ergos. E così entro dentro i simboli della massoneria, che li vedete subito dopo nelle pagine seguenti, vai nelle due pagine seguenti, i simboli segreti dei Rosa Croce, vai nelle pagine seguenti, e vedi la data 1785, e vedi la pagina dopo, la pietra filosofale, che sarebbe il Sacro Graal. E vedete questo simbolo delle due piramidi, delle due, dei due triangoli, e lo vedi e ritorni sulla immagine che era nella lettera, nello scudo di centro, e vedi che è il simbolo dei due triangoli, dove ritorni sulla pietra filosofale, la parte di sopra, tu vedi lo zolfo, solfo, che è il simbolo del diavolo. Allora, e sotto c'è la matrice, cioè praticamente sarebbe la donna. Ecco, allora adesso che chiudiamo, perché poi dopo la cosa diventa troppo lunga, andiamo a una delle pagine finali di queste, diciamo, scoperte di carattere massonico. Vai alla pagina 402-403. Che sono sempre, fanno parte dei simboli di Rosa Croce, no? E trovi, bisogna anche abbastanza ingrandire, il significato del numero 666, che è quello del diavolo. Ecco, guarda la parte sotto, dove ci stanno i due triangoli sovrapposti, rovesciati, che fanno il pentacolo, no? Il simbolo. La stella di Davide. Ecco, sì, ecco. E vedete dove sta scritto teoria. Cerchi di ingrandire per leggerlo, leggilo. Questa è la bestia. Questa è la bestia di Babilonia. Ecco, e qui è sopra, leggi passi alla parte identificativa del documento, perché consente di capire chi è l'autore del documento, perché a un certo punto si parla di Lilith, nella luce dello spirito, Lilith, esattamente nella prima metà, Lilith, la materia prima di un corpo perfetto, la matrice e utero del mondo medio, balsamo e mummia. Balsamo e mummia. Balsamo era il nome di Cagliostro, quindi è indicata tra le righe in piccolo il nome di chi
ha fatto il documento. Esatto. E Mummia è esattamente il richiamo ai riti egizi, non a caso ripresi da tutta la serie dei film che si sono ispirati alla mummia, che non è altro che la loro teoria, perché praticamente loro in quel nome Ergos indicano la spiritualità che si rigenera nell'uomo da generazioni a generazioni in altre persone. E questa è la loro teoria, per risalire fino alla figura di Lilith, che è la prima donna sul mondo che sarebbe stata presente prima di Eva, perché sarebbe stata buttata all'inferno perché avrebbe troppo tentato, si sarebbe posta sullo stesso piano di Adamo, perché avrebbe reclamato parità di diritti e quindi sarebbe stata, ma anche la seconda non è stata proprio forse era la generatrice, ma la cosa veramente interessante nella ricomposizione dei vari documenti che fanno sì che quel documento che io avevo trovato nel 1983 faceva riferimento proprio a Trapani, questo è il discorso, perché i vari simboli che sono in quei tre scudi richiamano Trapani, e in particolare c'è un incrocio che fa spavento, il Favonio, che è il vento che per Lilith veniva raffigurata come quella sorta di divinità che prende alimento dal vento del Favonio. Favonio è il vento di Favignana che soffia, da cui ha preso nome l'isola, e che soffia sul monte di Erice, che è il monte identificato da me come il monte sacro della massoneria. Cioè, praticamente, io nelle case di Trento avevo trovato Trapani prima, e quindi non me l'hanno fatto scoprire, ma la Trapani massonica, cioè quella dei collegamenti internazionali, quella che è la chiave dei rapporti, che da una parte non è che questo significhi criminalizzare la storia dell'uomo o della massoneria, è solo che è l'avere individuato delle carte e dei documenti che consentono di risalire a dei rapporti che quelli sì costituiscono dei rapporti occulti e nascosti, che sono posti a fondamento di esercizio di potere universale dal passato al presente. Tra l'altro, perfetto, sotto quel monte sacro fanno l'attentato. Esattamente, sotto avviene il mio attentato. E quindi, diciamo così, è un po' sintetizzata per sommi capi quella che è stata la mia ricostruzione, che non è l'ultima, perché già da quando ho finito sono andato avanti, perché avendo in mano determinate chiavi di lettura si riesce ad andare sempre avanti, e anche con l'aiuto di altri, perché sembra incredibile, ma sto ricevendo degli aiuti da persone comuni che ho su Facebook, sul sito che io ho e con il libro in mano, sono in grado di dire e aggiungere sempre qualcosa, perché si riescono a trovare delle chiavi per leggere fatti, monumenti, rapporti, nomine di senatori a vita, i presidenti della Repubblica, presidenti, ci sono chiavi di lettura che sono veramente interessanti. Ed è un linguaggio internazionale, cioè può essere capito. A nazionale e in chiave internazionale. Vi ringrazio tutti e per la prossima occasione.